Consigliere Pedrazzi, nella discussione in commissione sulla legge che riguarda la rigenerazione urbana, lei ha sottolineato due punti. Uno, il fatto che ci sono ancora dei documenti o dei regolamenti molto datati, e l'altro invece dare una maggiore attenzione ai piccoli comuni. Ci spiega. Sì, assolutamente. Questa è una modifica al regolamento che il territorio intero attendeva da tempo, quindi effettivamente un atto di coraggio. Si avrà uno strumento molto più easy, veloce, modellabile, che i comuni interi stavano aspettando. Basta pensare che per determinate questioni non bisogna più continuare a fare tutte quelle varianti molto lunghe, veloci, ma basterà andare in consiglio comunale, quindi deliberare in modo molto più celere. Per quanto riguarda quei documenti datati che ho fatto riferimento in commissione, nello specifico riguardano i regolamenti igienico-sanitari. Noi adesso abbiamo una modifica, una normativa che andrà in evoluzione col tempo, però abbiamo questo documento che un attimino arenato. È stato però ben spiegato che anche in questo caso parallelamente si porterà avanti questo argomento, adattandolo chiaramente a quello che è lo standard attuale. L'attenzione ai piccoli comuni è una caratteristica che mi contraddistingue, ma proprio perché arrivo da queste piccole realtà ho portato l'attenzione al fatto che avere tanti piani, tanti PGT che tante volte sono delle copie l'uno con l'altro non porta sicuramente il bene dell'intera comunità. Io ho proposto di dare un supporto anche economico e finanziario a quei comuni che vogliono associarsi, quindi creare un regolamento, un piano del governo del territorio unico, qualora certo il territorio lo permette, quindi quando si hanno le stesse attitudini. Un'altra questione che mi preme molto ricordare è il fatto che la rigenerazione urbana vuol dire sì riqualificare un fabbricato. Tante volte riqualifichiamo un fabbricato e rimane un fabbricato bello, ma comunque sia un fabbricato morto. Io credo che nei piccoli comuni, nelle piccole frazioni, a volte è meglio rigenerare un fabbricato ma dandogli una destinazione ben precisa, e quindi mi sono permessa di portare avanti il discorso della ricettività. Questo vuol dire che si potrà avere un territorio molto più fruibile, molto più risvegliarlo un attimino, e quindi dare un senso maggiore a quello che è appunto la rigenerazione urbana anche a livello economico. Un'ultima domanda: quando si parla di aree dismesse si pensa aree industriali in grandi città, per esempio in montagna ci sono delle aree dismesse? Assolutamente sì, chiaramente sono delle volumetrie molto più ridotte, ma in un territorio anche più ridotto, quindi le stesse difficoltà e le preoccupazioni che possono generare in un grosso comune ce l'abbiamo anche noi nei piccoli comuni. È tutto chiaramente ponderato alla superficie stessa. Ci sono molto sono dislocate in punti diversi, a volte molto strategici per la nostra comunità, e quindi bisogna porre un'attenzione particolare.